Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo probabile ultimo appuntamento con Pac-Man World. Ho detto ultimo, volevo dire penultimo. Ragazzi, oggi credo di stare peggio di ieri. Io non so se mi è venuto boh, un brutto raffreddore, una sinusite, non ho idea. So solo che sto praticamente morendo. Ho il naso super infiammato e Sekhmet ha deciso bene di voler rientrare adesso dal balcone appena inizio a registrare. Vieni, entra, scemo. Leva la codina dalla porta. Leva la coda dalla porta. Allora, rieccoci qua sulle nostre amata, amatissima spiaggia dell'Isola dei Fantasmi. Amore bella, ciao! Scusate, Sekhmet mi sta fissando con uno sguardo pieno d'amore e io non ho resistito. Dicevo, in questo penultimo appuntamento, quello che dovremmo andare a fare è praticamente l'ultimo livello, quindi la villa sostanzialmente di Tokman. Oh, aiuto! Spooky spooky! Aiuto! Cioè, guardate pure con le fiaccole che si accendono al passaggio, con le fiammelle blu tipo spiriti. Omg, omg. Anche qui, ragazzi, dovrebbero essere. Ho attivato per sbaglio il teletrasporto. Dicevo, anche qui, ragazzi, dovrebbero essere tre livelli più il boss, sostanzialmente. Quindi rimane la stessa, la fashion a cui siamo abituati. Volevo solo vedere una cosa. La villa del boss. Ancora non si è aperto sto robo. Non si è aperto ancora sto robo. Vabbè, vediamo che succede una volta che finiamo tutto il gioco, magari qualcosa cambierà. Beh, incominciamo questo primo livello allora. Il giardino spettrale. Lo spettro di Ale, di Alessandro. Spettrale. Mortale, la morte di Alessandro. Oh, ma subito così si comincia con dei fantasmi. Scusate, dove sta il pallino della potenza? Non c'è mica. Qua nella tomba? No, però c'era un gettone slot. Pronto, cerca sì. Oh! Questo si risveglia così come se niente fosse. Eccolo! Gnam gnam. Venite qua che ve magno tutti. Ve magno tutti, ve magno come se foste un panino. Dai. Allora, qui abbiamo Corviknight praticamente. No, scherzavo. Credo che sia un pipistrello, però sembrava un sacco Corviknight. E come sempre io ragazzi non posso esimermi. Oh, ci sono andati di sotto con i nemici a sto giro, eh. Non posso esimermi dall'uccidere tutti. Allora, andiamo a prendere sta ciliegia il prima possibile perché sarà qui, no? Eh sì. Godo. Godopoli. Godo, godo, godopoli. Allora, dov'è sto pallone? Forza pallone! Completato, completato, completato. Avevo paura che poi mi finisse il power up proprio mentre stavo sul. Oh, quelle blu diventano marce, vero? Sì. Quelle blu diventano marce. E là bisogna aspettare il momento giusto. Il perfect timing. Credo che. Oh, aiuto! Credo che. Ma sputa il fuoco. Credo che nel gioco originale si sgretolassero o qualcosa del genere. Qui hanno usato questa cosa più scenografica. Del fatto che si smaterializzava praticamente nella notte. Allora, la troviamo sta fragola oppure no? Sarà qui sotto? Immagino di sì. Fragoligna, dove sei? Fragolone, dove sei? Ho trovato la campana e non la fragola, really? Devo averla saltata da qualche parte, secondo voi? Non la vedo però da nessuna parte. C'era solo una vita, tra l'altro, non è nemmeno così. Ah, eccola dov'era! Vabbè, per completismo, voi lo sapete che a me piace esplorare tutto. Mi sembrava strano. La mela non cade mai lontano dall'albero.
Cioè, in realtà questo modo di dire non c'entra niente in questo caso, perché di solito si dice quando, non lo so, quando una cosa ne causa un'altra, no? Cioè, tipo, che ne so, quando c'è un figlio maleducato, allora si dà la colpa ai genitori che non l'hanno educato bene, e là si dice, ma è normale che sia così, perché la mela non cade mai lontana dall'albero. Però, in realtà, qua l'ho detto, perché di solito mettono sempre vicine, no, le... mettono sempre molto vicine le frutte rispetto al... avete capito, no? Insomma, rispetto a dove si trovano, poi. Ok, non sono sicuro si dovesse fare così. Però sono glad che sia successo. Mi rimane però un'altra... cioè... c'è un'altra cosa che non capisco però, ragazzi, scusate. Com'è possibile che questi due motherfuckers siano vivi? Possibile, non ci sia da nessuna parte un pallino con cui mangiarli? Non mi era mai successa questa cosa. Cioè, siamo risaliti grazie a questo coso qui, ma non ci ha dato nessun pallino per sconfiggerli. Molto strano. Finora il gioco ci aveva sempre dato un modo per sconfiggere questi fantasmi. Boh, vabbè. È andata così questa volta. Non credo che ce ne sia uno più avanti, perché letteralmente non avresti il tempo di tornare indietro. Vabbè, sono solo due stupidi fantasmi, onestamente. Abbiamo già preso il Galaxian, abbiamo già preso l'AP. Infatti qua c'è il labirinto. Vabbè, prendo prima il checkpoint. E qua c'è un altro nemico che non possiamo uccidere. È proprio così, mi sa, questo gioco. Devo provare a lanciargli un pallino. Oddio, 5 sono? Merda, regà. Qui si è proprio aumentata la difficoltà. Ti hanno messo veramente del loro meglio in questo ultimo... questi ultimi labirinti. Onestamente mi fa molto paura questa cosa. Not gonna lie. 5 sono tosti, ragazzi. Not gonna lie. Madonna, mi stavo ritrovando il fuoco in faccia, guarda. Oddio, che paura. Sono potenzialmente ficcato in una trappola mortale. Guardalo, pezzo di merda. Oh, no, ero quasi scappato per pochissimo. Vabbè, fa nulla, l'importante è averlo completato. Oh, 5 fantasmi è tosta comunque, ragazzi. È tostissima, eh. Allora, io non credo che i fantasmi si possano sconfiggere anche con... infatti no. 5 pack punti sprecati proprio. Oh, ma dove cazzo sta? Ma è bastardissima questa cosa qua. Non si capisce mica bene dove sono queste piattaforme, queste bare volanti. Come faccio a capire qui dov'è? Ok. Un po' randomica come cosa, eh. Bisogna essere sinceri qua. Hanno giocato molto con le profondità, ma non si capisce un cabbo qui, ragazzi. Ok. Ottimo. Vabbè, anche senza il volteggio sospeso forse ce l'avrei fatta, eh. Però, non sa mai. Voglio fare le cose nel modo giusto. Ok, abbiamo un culo qui. Ci serve un culo rosa. Datemi un culo rosa. Sarà probabilmente qua. Date... non c'è il culo rosa, non c'è. È qui? È qui, eh. La pesca non cade mai lontana dall'albero, ragazzi. Cioè, come vedete, io non dico bugie. Che pazzo che sono. Che pazzo, assoluto pazzo uomo che sono.
Gnam. Venite qua, venite, gnam. Completato, completato, completato. Blablabla. Ah, i trampolini, i miei migliori amici. Ah, non sempre però. Che brutta questa. Oh. Oh, ma mi stanno chiedendo di buttarmi? Mi stanno chiedendo di buttarmi? Ah no, vedi. C'era la bara, c'era. Mi ispira però quel buco al centro, cioè vorrei buttarmi. Magari c'è qualche segreto. Ok. Ma come? Com'è possibile che sono finito proprio dentro il buco in mezzo? Madonna cara, come cazzo è possibile? Mannaggia Giuda. Ancora? Ah, di nuovo! Di nuovo! Ma come cazzo? Vabbè, vaffanculo, ho preso la C, fottetevi. Ma come cazzo è possibile? Oh, solo in quel punto. Cioè, finora in tutti i livelli non ho mai avuto problemi con la percezione, con le profondità, con tutto. Mo arriva sta parte qui, perdo due volte come un imbecile. Secondo me non è per niente giusto. Lo dico, lo dico. Easy, easy combo. Combo breaker. Combo breaker. Easy combo. Oh, niente, oh. Proprio il regno dei fantasmi questo. Vabbè, è l'isola dei fantasmi, ci sta anche. Sì, ma il mio pallino dov'è? Ma non me ne frega niente delle bare. Datemi un pallino con cui mangiarli. Che rabbia. Datemi un pallino con cui mangiarli. Oh, forse è qui. Eccoci. Finali. Enica. Madonna, vi mangio tutti, vi mangio. Vi mangio tutti, vi mangio. Buoni questi fantasmi, mamma mia, Pac-Man. Proprio, sei proprio insaziabile, Pac-Man. Ah, ma dove miri, imbecille? Imbecille. Oh, ma proprio qua ci hanno dato sotto con la sezione platform, eh? Qui, ragazzi, shit is real. The shit is getting real. Eccolo. Il mal di gola che si fa sentire potentemente. Pensi che io non me ne fossi accorto? Principianti. Oh, un melone. Completato. Che paura quell'albero. Mamma mia, fa troppo paura, avete visto? Che brutto! Che brutto! Oh oh, mi è... Pezzi di merda! Ma come si permettono? Ma che senso ha? Ma che senso ha questa cosa? Ma è da figli della merda! Oh! Oh! Niente, impossibile. Madonna! Che pezzi di merda. Che pezzi di merda. Sudici proprio. Ah, un gioco, come si dice, un trucchetto del genere non me l'aspettavo da questo gioco. Un mezzuccio del genere. Sono molto arrabbiato. Sono molto arrabbiato. Molto arrabbiato. Molto sì sì sì. Combo. Combo. No! Bestia! Bestia!
C'era qualcosa lì sotto, io l'ho vista. L'ho vista, è impossibile non vederla. Troppo facile. Spacca questa stupida cassa. Questa stupida bara, guarda come vi supero tutti qua, anti. Che scarsi questi cellacci. Oh, oh. Peccato non riuscire a fare la genocide in questo livello, perché ci sono troppi nemici. Troppo in alto. N? No. Where is my N? Ma? Pensavi. Io me la prendo la vita. Io me la prendo la vita. Ma sia mai che lascio a Pac-Man. Io non piaccio a te e tu non piaci a me. Però una semplice salita la potresti fare con la rotolata, eh. Oh mio, il nemico, proprio il nemico principale di questo gioco è la rotolata. Cade? Non cade. Date un pallino con cui mangiarli, sarei molto felice. Oh sì. Ah sì. Easy. C'era altro? È comparso altro? No. So satisfying quando riesci a mangiare tutti i fantasmi. So fucking satisfying. Non si vede niente. Che cazzo gli prende? Ma come cazzo gli passa per la testa di fare una cosa del genere? Oh! Cos'è? Ah, non si può andare. E dov'è? Scusate, dov'è la N? Manca... eccolo! Mi sa che con un super rimbalzo dovrei riuscire a prenderla. Ho proprio zero inventiva per questa N, così, boh, buttata. Vogliamo un limone? Sì. Pare che li lascio in vita sti fantasmi. Ma non esiste proprio. Guardami sto limone. Ma tra l'altro è necessario per andare avanti. Ah no. Sì, perché vedi? È sceso l'elevatore che prima non c'era. È proprio di trama prendere questo limone. Non è una roba secondaria. Pip pip pip. Eccola. La statua del falso Pac-Man, di falso Jay, che arriveremo molto presto a sfidare, ragazzi. Ancora pochi livelli e finalmente potremo uccidere questa persona falsa. E mo che succede? Ok, ma che altro devo fare? Ma che giro fanno? Non ho capito. Un attimo, Sekhmet. Che giro fanno ste cose? Non ho mica capito. Non sto capendo. Quindici su 18. Non ho mica capito bene sto minigioco, eh. Però l'abbiamo completato. Così è caduto giù. Oh, mi ha dato un achievement perché ho completato tutte le tipologie diverse di bonus. Quindi non fa niente che il primissimo bonus nel livello della baia dei pirati l'ho failato. In realtà per l'achievement bastava solo completare tutte le diverse tipologie almeno una volta. Che c'è, amore? Oh, stavolta 50.000 ci arrivo, ragazzi. E li superiamo pure. Li superiamo pure ampiamente, direi. Easy. Sì, sono già arrivato già solo con i pack punti a 50.000. Pochissimi frutti in questo livello. Easy. Amore, ciao. Oh, peccolino. Ciao, amore mio, ciao. Ciao. Catacombe spaventose, cioè se non ti spaventi nel mondo di Halloween, tipo dei fantasmi, ragazzi, cioè impossibile non spaventarsi, cioè te lo devono mettere persino nel nome.
che le catacombe sono spaventose. Guai a te se non ti spaventi, proprio guai. Questa musica non me la ricordo. Così, iniziamo subito. Porta frutto e fantasmi, proprio. Della serie non si scherza più adesso. E poi la ciliegia che non cade mai lontano dall'albero, ovviamente. Certe cose non cambiano mai. Ma dove è andato? C'è uno dei fantasmi che è tipo salito. Ma dove cazzo va? Ma sei malato, bro. Ma come cazzo ti permetti di scappartene lì sopra? Brutto malato che non sei altro. Ah, si può andare quindi? Ah, ma che cazzo è? Una bara suicida. Una tomba suicida. Vabbè, bro. Hai dei problemi, ok? Però faremo finta di nulla. Qualcuno cerca rogne. Godo. Godo, 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 godo. Lanciati, lanciati. Babbuino, lanciati, babbuino. Oh no, due strade così diverse. Quale sarà quella giusta? Quella verso il basso. Infatti qua c'è la nostra amica P. P di porco. P di pazzo. P di polpa. P di pancrazio. Oh. P di pancrazio. Pa 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 pancrazio. Pa 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 pancrazio. Ma si può chiamare... Ma voi ci pensate che ci sono delle persone che si chiamano Pancrazio? Quanto deve essere triste la tua vita se ti chiami Pancrazio? Ma che nome è? E poi anche se ti vuoi far dare un soprannome dai tuoi amici per non farti chiamare Pancrazio. Cioè, come ti fa... Che è sta roba? Come ti fai chiamare Pane? Non lo so, cioè... Niente, mandarancio per noi. Niente, mandarancio. Niente mandarancio. Niente mandarancio. Yom. 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 Completato. Blablabla. Cos'è? Tipo un passaggio segreto? Stranissimo. Questa cosa di Tokman messo lì. Tokman. Eccolo il mandarancio. Ah no, vedi, vedi, è di trama. Perché adesso col mandarancio farò qualche roba tipo che... Ecco. Si va nelle catacombe spaventose, ragazze. Ragazze della serie. Vengo seguito solo da ragazze. Ma forse era così quando giocavo a Love Live. In realtà nemmeno. Però forse avevo più pubblico femminile che maschile all'epoca, eh. Non cadono queste piattaforme? Oh! Amo, si spostano, ok. Sto iniziando ad avere dei problemini con la difficoltà in questo... In quest'ultimo momento, devo dire. Ma io posso anche fare così, no? Cioè, alla fine. Alla fine della fiera. Ma che me frega a me? Forse solo per prendere sta medaglia qui. Easy! Easy labirinto. No, vabbè, al buio... Ma siete stronzi, pure con i fasci di fuoco. No, ragazzi, i labirinti sono veramente infami, questi ultimi labirinti, non so parlare. No, questi non si possono completare solo con due. Impossibile, impossibile, ragazzi. No, solo con due tentativi impossibile, 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 ragazzi. Impossibile. Qua ci lascio le penne almeno una volta. Ma che c'è troppa roba, è buio, c'è il fuoco. Oh, 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 oh. First try, easy, no damage. First try, easy, no damage. Per l'atleta dell'Italia, che ancora una volta non fallisce un colpo. L'incredibile bravura di questo atleta.
che sta dimostrando al mondo intero come si affronta un platform. Un'incredibile facilità. Aspetta, perché là c'è qualcosa, mi sa. No, aspetta, non ci posso salire sopra? Davvero non ci posso salire sopra? Ah, ok. Mi ero illuso che ci fosse una cosa figa, tipo che potevi risalire sulle piattaforme. Ah, devo fare così, proprio un salto della fede. Ah no, vedi, sta la piattaforma. Ma ora qual è quella giusta? Cioè questa qui che fa il giro sfigato o quell'altra di sopra? Quell'altra di sopra faceva il giro sfigato. L'ho pure detto, e faceva il giro sfigato. Cioè non so cosa mi aspettassi. Mamma mia che bravo questo Pac-Man. No, vabbè, fortissimo. Guarda che bravura, evita ogni fuocherello. Pazzesco questo Pac-Man. Incredibile. Prende gli HP anche se non ne ha bisogno. Guarda che bello il fondo con il camino. Il fondo della villa. Molto figo. E invece noi dobbiamo fare questa sezione di platforming paurose, spaventose, come le catacombe che danno il titolo a questo livello. Le catacombe che provocano paura e disperazione e spavento in Pac-Man. No, ho sbagliato. Vabbè, forse non era necessario. Forse tutto sommato non era necessario. Però sapete cosa, ragazzi? Io sono la persona più curiosa del mondo. Io proprio non riesco a resistere se non esploro ogni possibilità. Quindi farò una cosa che non si dovrebbe fare, bambini. Farò una cosa, cari bambini a casa, che non bisognerebbe fare. Ma io la farò lo stesso. Ovvero, mi ributterò. E proverò a salire fino in fondo con questa piattaforma. Ma era questo il limite massimo? Ma vaffanculo. Pensavo di essere sceso io, invece no, avevo già raggiunto il limite massimo. Oh! Oh! Come si arriva lì? Ah, ecco da qui. No? Qui abbiamo bisogno del limone. Ma vedi, ma c'è pure... molto sas questa cosa, ragazzi. Ok, proviamo a scendere di qui sotto, perché se là c'è il checkpoint significa che è la strada principale, no? Mentre questa sarà la strada secondaria, I guess. Vediamo un po'. Ah, non c'era la roba che mi riporta in superficie. Oh! Abbiamo preso il limone. Il limone premio abbiamo preso. Dovrebbe condurci alla chiave, in teoria, questo. E forse farà in modo di spostare questa libreria. Vediamo. Eh sì, l'ha fatta distruggere. Quindi significa che adesso possiamo andare a destra e a sinistra. Easy completato. Eh sì. Però attenzione, niente chiave. Nonostante ci fosse... ah no, era questa. Oddio, asso delle chiavi, ottieni tutte le chiavi. Pensavo fosse il punto bomba, mi sembrava. Il punto, sì, come si chiama? Punto bomba, insomma, quello che ti fa... che con la culata fa esplodere tutto. Oh, ero sicuro che fosse quello, vabbè, c'era la cosa davanti che non ti faceva vedere bene, però... ammettiamolo, sono anche un po' ciecato. Oh oh! Ci è mancato poco. Ok, quindi tutto sto bordello per prendere la fragola e poi... e poi rifarsi tutto questo percorso invincibile? Io a volte sto gioco non lo capisco.
Io a volte sto gioco non lo capisco. Cioè, tutto sto fatto alla fine era per un frutto. Ho saltato la C. No, no, aspetta, è ancora presto per dirlo. Andiamo prima un attimo avanti. Certo, se prendiamo la M prima della C è un problema. Però possiamo sempre tornare indietro, eh. Non mi ricordo neanche che frutto ci voleva. Il culo? La pesca? Era la pesca, vero? Merda, ho saltato la C, allora confirmed. Confirmed. Oh no. Adesso dobbiamo cercarla. Io non ricordo nemmeno dove che stava la... Merdosi. Ah, è lì! Ecco a che serviva... Ma porca troia, non l'avevo vista. Ecco a che serviva l'invincibilità. Lo dicevo io che c'era qualcosa di troppo strano. Che era troppo sus questa invincibilità messa così. Era per prendere la C. E io che ho dubitato del gioco dicendo che faceva delle cose random. I'm so sorry, gioco. Scusami, mi dispiace, gioco. Sono dubitato di te. Perdonami, pormi vita loca. Che fa? Boh. Si sa che fa. Non è che devo saltare su quelle teste, vero? A quanto pare no. Ok, abbiamo una A. Una campanella. Eh sì, mi sa proprio che devo saltare sulle teste invece. Mamma mia, che paura ragazzi. Che paura. No! Oddio, per quanto. Per quanto non l'ho preso. No, per favore, non mi arrostire le chiappe, per favore. Per favore, non mi arrostire le chiappe, per favore, ore, per favore, ore, non mi arrostire le chiappe, per favore, ti scongiuro, una mela per una, nnn, una mela per una, nnn, una mela per una, nnn. Già finito? Già finito questo livello? Già finito, così? So simple? Così facile? C'è qualcosa qua? Ma molto random queste cose qui. Così easy? Really? Sono deluso. I am so deluso. Wow, wow, wow. Boh, io come al solito mi muovo un po' random in questo bonus, ragazzi. Onestamente non è il bonus più nelle mie corde, se devo essere sincero. Ancora non ho capito bene come funziona. Dove sono i frutti che mi mancano? Ma non escono più! Quanto cazzo ci ha messo per... Ah, era solo una. Ecco perché non usciva più, ci credo, era rimasta solo una. Io mi aspettavo la valanga di frutti. Oh, le nostre amatissime slot machine. Oh mio Dio. Sono così contento di poter usare queste slot machine per il mio divertimento personale. Oh, vabbè, 300. Mela. Fragola. Fragola. Magari. 140 punti. 26 frutti. Nessun fallimento. 4 vite. Easy, ragazzi. So easy. So easy. Ho dovuto soffiarmi il naso perché ce l'avevo proprio tutto congestionato. Ah, pericolo tombale. La tomba di Ale. Ce l'hanno con Ale in questo... Povere le persone di nome Ale. 89%. Ci siamo quasi, ragazzi. Qui ci sarà
l'ultimo amico da salvare. La mommy, ragazzi. La mommy. Tururu tututu tururu tururu. È la versione nightmarish della soundtrack del titolo, praticamente. Vediamo che c'è prima da questo lato, perché sento... Stavo dicendo, sento odore di strada secondaria. E infatti non sembra esserci altro. O forse no. O forse è veramente la strada principale. Vediamo un po' che altro c'è da questo lato. Impossibile capire, ragazzi, quale sia la strada principale. Impossibile. Qua manca una ciliegia. Penso che la ciliegia forse si trova nella strada secondaria che c'era prima. E non credo che ci sia altro qua. No, no, è troppo lungo qua la questione, raga. E invece, aspetta, perché... Eh no, vedi, c'è un checkpoint, la lettera A. No, è decisamente l'altra, è... Però vabbè, già che ci siamo qui, che abbiamo preso sta ciliegia, a questo punto completiamo sta zona, liberiamoci di questi fantasmi. Easy. Allora niente, torniamo indietro, perché probabilmente c'è la P in questa zona qui. C'è la P in questa zona qui. Mamma mia, che simpatico. Re della comicità, ragazzi. Re della comicità, proprio. Mi aspetto una P qui. Eccola. Mi sono pentito proprio alla fine. Che mi sembrava, boh, si scende sottoterra, aiuto. Ci sarà forse un dungeon sotterraneo, una roba lunghissima da fare sottoterra. E invece... Oh, comunque è assurda il fatto che qua te lo devi fare tutto rimbalzando. Non puoi mica farlo in altro modo, eh. Devi per forza rimbalzare continuamente. Aiuto! Un culo. Un culo rosa. Beh, addirittura. Le nuvole cariche d'odio. Le nuvole cariche di conflitto proprio. Ah! Merda. Poi mi dovete far rifare tutto all'indietro, ovviamente, no? Pezzi di merda. Appena mi date il culo mi costringete a rifare tutto all'indietro, vero? Schifosi. A parte che tipo, dov'è sto culo? Mi piacerebbe sapere dove fosse. Ma come checkpoint? Ma dov'è il mio culo? No, sto per morire. Ma dov'è il culo? Dai, ma non c'era, ho controllato bene. Non c'era da nessuna parte la pesca. Ah, era sopra. Ma porco il clero. Aiuto, non so dove devo andare. Ok. Easy enough. No! Come ha fatto a non toccarmi il fuoco? Oddio! Meno male che quella hitbox è stata fatta male. Meno male che è stata fatta male. Però non abbassiamo la guardia, perché qua c'è un brutto signore, bruttissimo. Un brutto signore di metallo. Oddio! Cosa cazzo ho fatto? Cosa cazzo ho appena fatto? Non lo so. Cosa ho fatto? Non lo so. Oh my god.
Come la prendo quella fragola però? Ok. Forse si prende così la fragola, vediamo. Easy. E anche la lettera C entra a far parte della nostra squadra, ragazzi. Magica lettera C. Magica lettera C. No, ho sbagliato, devo continuare saltando sulla nuvola. Dai, aggrappati, Pac-Man. Ok, pensavo di essermi softlockato, tipo. Via! Allora, qui c'è una bella emmina. E una campanina. Campanina. Vabbè, ma là siete figli della merda. Come avrei avuto evitarlo quella roba? Cioè, nello stesso modo in cui l'ho fatto. Però molto rischioso. Easy. E anche la M ce la siamo portata a casa. Ah! Aiuto, che paura. Col cazzo che uso il trampolino che mi spara dritto nelle fiamme. Col cabbo proprio. E niente qua. Ah, piselli. Beh, io faccio direttamente così. Facile. Oh, c'è la mommy lì. L'avete vista lì sullo sfondo? C'è la mommy, ci siamo quasi, ragazzi. Ci siamo quasi. C'è la mommy. La pack mommy c'è. Melone. Oh no, che paura. Oh, è tutto qua, oh. Tre porte ci sono, ma che cazzo. Fantasmini che proteggono il tesoro. Ah, è un po', è una struttura non lineare come quella lì. Una struttura non lineare come quella lì del... quel livello della fabbrica che era tutto incasinato. Ah, poi si risale, vedete che c'è un ascensore lì che ti riporta in superficie. Quindi dopo che hai fatto tutto il bordello qui sotto, minchia zio bordello. Ti fanno risalire, vabbè, sai cosa? A sto punto. Perché se non erro la fine del livello è dove c'è praticamente il melone. Vai, anche la N presa. Yuhu. Easy. E si torna dietro in volo, ragazzi. Volò hacia il cielo. Ok, and? Ah, perché ho preso la mela. Ah, quindi vedi, mi sbagliavo. L'ascensore non è per tornare indietro. Una nuova area da esplorare. Ah, sì, ok, però si può risalire. Una volta che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Quindi qua praticamente ci dovrebbe essere il Galaxian e il melone. A rigor di logica, perché le lettere ce le abbiamo tutte. La chiave l'abbiamo già presa nel livello precedente. Eccolo il melone. Turururu, turutu. Sesto posto. Ah, vedi. Pensavo fosse una roba in più. Invece era proprio la cosa giusta da fare per trovare il pulsante 1. Beh, ce l'ho il mandarancio. Scommetto di no. Madonna, se vi mangio tutti. Schifosissimi. Madonna, infami, schifosi. No, non ce l'ho.
Niente, manda arancio. Ok, qui ci sono le piattaforme che ti portano a prendere il melone, praticamente. Rimane solo il mistero del Galaxian. Che figo che hanno... Cioè, questa cosa qui dei frutti come chiavi può essere utilizzato sia per mettere che cose bonus. Cioè, tipo il... tipo nascondere magari una lettera appunto dietro una porta col frutto. Ma può essere utilizzata appunto anche per bloccare determinate sezioni di gioco, no? Come in questo caso. È una scelta molto intelligente, devo dire. Molto intelligente. Oh, eccolo il Galaxian. Bene. Andiamo a fare l'ultimo labirinto dei livelli, ragazzi. Poi sì, ci tocca fare quelli della modalità. Ci toccherà fare probabilmente la maratona del labirinto. Però almeno per quanto riguarda i livelli, questo è l'ultimo. Dove sono le trappole? Scusate, mi sembra troppo facile. Ci sono di nuovo 5 fantasmi. Tripliamoci subito sta zona qui vicino ai fantasmi, per carità, perché sennò è la fine. Ma è possibile che non ci siano trappole? È l'ultimo labirinto di tutti i labirinti. Cioè, ok, 5 fantasmi è sicuramente un livello di difficoltà in più. No! Oddio, per quanto... Mi sembra troppo facile. Per essere l'ultimo labirinto. Dovrebbe essere il labirinto dei labirinti. Il signor labirinto. E invece... Beh, non è che mi possa lamentare, ragazzi. Cioè, a me può solo fare felice, perché adesso ho un'ansia in meno. Ogni volta ero lì che dicevo: oh no, ma che succede se fallisco il labirinto? Poi devo rifare tutto il livello. E invece... Ciao, Pac-Mommy. Sei libera adesso. Pac-Mom, è proprio lei, cioè, non è che me lo sono inventato io. Ti meriti un bacio? Sapevo che ce l'avessi fatta, tesoro mio. E ora facciamo di qualcosa riguardo a quel Tokman. Non me lo devi nemmeno dire. Lo distruggiamo, sto Tokman. Lo distruggiamo, proprio. Ah, come questa statua lo distruggiamo. Livello bonus! No, sono caduto! Presto, 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 presto! Presto sono caduto, bisogna porre rimedio alla cosa. No, tu non te ne andrai, Galaxian, hai capito? Tu non te ne vai, Galaxian. Oh, ne manca di nuovo solo una. Dove sei? Subito frutto, dove sei? Oh, la bananina. Oh, sono diventato bravo a questo bonus adesso, ragazzi. In tempo proprio per la fine del gioco, direi. Oh, per l'ultima volta facciamo queste stupide e odiose slot machine. Basta, da 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 da. Gioco alle slot 100 volte, mi hanno dato pure un achievement, ragazzi. Cioè, pensate bene quanto stiamo male. Quanto siamo messi male, ragazzi. Ho preso così tante medaglie nei livelli che mi hanno dato pure l'achievement. Va bene, 280 pack punti. I fruttini. Sì, sì, abbiamo superato di nuovo i 50.000 punti. Let's go. 41.010. Oh! 200.014, perché è comparsa la stellina? Perché ho finito tutti i livelli? Boh, vabbè. Hai ottenuto una chiave magica per aprire porte e gabbie senza usare frutti o chiavi. Ah, ok. Vabbè, serve proprio alla fine del gioco, direi, eh. Cioè, che cosa mi dai un potenziamento del genere a fine gioco? È come se ti dicono, boh, da oggi sei invincibile. Ok, and, cioè, mi diverto a... chiccare tutti i nemici, cioè non ho capito, vabbè. Tana di Tokman. Eccoci, ragazzi, l'ultimo boss. Aiuto. Oh, ciao Pac-Mom, come stai?
amichevole, parla con tutti i membri della famiglia. Ah, pure un achievement per questo. Bentornato tesoro, sapevo che saresti venuto a salvarmi. E vabbè, e lo sa. 97, ragazzi. Ma vuoi vedere che sconfiggendo Tokman e facendo tutti i labirinti arriviamo al 100%, anche senza fare la modalità labirinto? Potrebbe darsi. Eccoci, ragazzi. Siamo pronti ad affrontare El Tokman. È arrivato il nostro eroe, l'unico e solo Pac-Man. Ehi, pare che sia il mio turno. Ecco Pac-Man. I clown. Ci sono tutti i fantasmi di tutte le varie... tutti i vari mondi. Wow, è Pac-Man. Che fanno? Vogliono picchiarlo? Dove andate, sciocchi? Vanno dal vero. Tu! Finisce qui e ora, hai capito? Versus Tokman. Che paura. Ah, hai ucciso il tuo stesso alleato, demente. Oh, ma che fai? Ma sei impazzito. Oh, come ti permetti? Guarda, ti lancio... Madonna, ti lancio una lallera in faccia. Ah. Ne vuoi un'altra, eh? Devi un altro po' di energia, di carburante, per favore. Mi servono munizioni. Vieni qua, bro. Via di sta lallera. Ah. Cioè, vi rendete conto che non mi ha colpito lui, ma il nemico? Oh, ops. Prendi questo, Pac-Man, vai e fallo secco. E grazie, mi serviva perché ho un po' trollato. Ho un po' trollato, devo dire. Perché non capisco qual è il momento giusto per colpirlo. Ah, ma basta il colpo piccolo. Penso dovessi fare per forza il colpo caricato. Allora è facilissimo, scusa, faccio così. No! Bestia. Madonna, per quanto. Oh, ma basta! No way! Ma che palle! Puoi farcela, padrone? Ecco, prendi questo! Ah, ma funziona così! In base a quanti amici hai salvato, ti... hai delle cariche di energia contro Tokman. Quindi se non salvavo nessuno ero già morto, praticamente. Vabbè, jokes on me, cioè io non avevo mica capito che... bastava un colpo singolo. Ma non basta nemmeno un colpo singolo a volte. È troppo veloce. Easy. Cioè, non io che sarei già morto due volte se non avessi avuto i miei amici che... Ma dai, ma come fai a fallire, a sbagliare il colpo, Pac-Man? Si vede che non ho mai usato le palline durante il mio playthrough. Ma guarda che lancio di merda che fa! Ma c'ha una mano monca! Cristo Dio, Pac-Man, ma vuoi lanciarla bene sta pallina? Imbarazzante questa ultima boss fight, ragazzi. Ma non so come... cioè, quale sarebbe l'attimo giusto in cui dovrei colpirlo? Non riesco a capirlo. Guarda che ci sono troppi nemici. Ma ero vicinissimo! L'ha mancato! Ma come fa? Ancora un piccolo sforzo, so che puoi farcela. Prendi questo e darci dentro. Mi sento un nabbo che mi hanno dovuto aiutare così tanto. Oh, easy. Ma ovviamente non è mica finita qui. No. Questa era solo la prima fase. Adesso diventa di metallo. Quindi non posso danneggiarlo se non sono anch'io di metallo. Oh oh. Aiuto. Ah! Vi prego, datemi un coso di metallo, per favore.
Eccola mia, 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 mia. Mia, mia, mia. E qua. E qua. Brutto cesso. Vieni qua. Ti distruggo, bro. You got destroyed, my friend. Oh, oh. Ma pure la scia di fuoco si lascia di... Ah, no, no! No, 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 no! Oh! Aiuto! No, che fa? Doppio attacco? No, ok. Madonna, tutti li ha distrutti. Ma è fortissimo, Tocman. Non hai bisogno di copiarmi. Cioè, tu sei unico nel tuo genere, bro. Sei fortissimo anche così, anche essendo te stesso. Cioè, ti giuro, non c'è bisogno che provi a imitarmi. Dai, lanciami la mia bella armatura di metallo. No, bestia. Stai bene, papà? Questo ti farà sentire meglio. Vai, sgomini cattivi. Cioè, praticamente sei rimasto solo adesso il pack boy, il pack bro e la pack mom. Cioè, non posso più scherzare adesso, raga. Ok, l'ho colpito due volte, però. Oh, no, bestia. Gnom, gnom, gnom. Gnom, 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 gnom. Immagina fare l'ano damage con questo boss e non avere nemmeno, come si dice, non utilizzare nemmeno per un attimo l'aiuto della tua famiglia. Ah! Un meme! Volevo aspettare perché volevo essere sicuro di avere il tempo di colpire poi Tocman. Ok, ho tolto due cose, ottimo. No, 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 no! No, no! Aiutami, Pac-Boy, ti prego! Quel Tocman fa paura, nessun problema però. Prendi questo e dacci dentro. Grazie, bro. Qua finisce male. Ma finisce molto male. Finisce molto male! Oh! Oh! Dai, dammi la mia lattina di metallo, per favore. Sto troppo in ansia, sto troppo in ansia. No, 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 no. Dai, possiamo essere amici, Tocman. Io come Pac-Man e tu come... non lo so. Un bro gigante dal cuore d'oro. E qua, e qua. Affrontami da palla a palla. L'ultimo colpo, l'ultimo colpo, sì! Oh no, c'è la terza fase, mi sa, ragazzi. Mega pallino della potenza? No way, ragazzi. Serve anche a me un pallino della potenza, mi sa. No! Ma che significa? Ma come le faccio male a quelle scarpe? Come le distruggo? No, è l'ultima ricarica di energia. È l'ultima ricarica di energia, ragazzi. È finita, è finita. È finita. È finita. Ma è fortissimo sto boss. Ma non ha niente a che vedere con gli altri boss del gioco. No, regà, non è possibile.
Oddio. No, ma non è possibile. La cazzo di mano mi ha colpito. Ma ci rendiamo conto che mi ha fatto male la sua fottuta mano? No, mi mancava l'ultimo colpo al piede. Mi mancava l'ultimo colpo al piede. Mi mancava, raga. Io sono mad oltre ogni misura. Raga, sono mad ma perché devo morire sempre quando manca l'ultimo colpo? Ma perché? Cioè, io gli bastava che gli dessi un altro colpo al piedino, lui si sarebbe schienato e gli davo l'ultimo colpo. Questo è successo perché prima mi ha colpito la sua cazzo di mano. La sua fottuta mano mentre cadeva mi ha fatto male. Cioè, ma io perché mi devo arrabbiare? Ma io perché devo impazzire per un gioco del genere? Dio, mo mi incazzo, mo attacco veramente come un demente ignorante, tanto, cioè, la voglia mi è passata, ma non così, di più. Cioè, l'ultimo colpo, ma sempre quando manca l'ultimo colpo, è assurdo. Oh, quando manca l'ultimo colpo, Dio Cristo, deve sempre succedere qualcosa. Stessa cosa con Anubis Rex. Peccato che questo qua sia l'ultimo boss. E peccato che aveva 3 fasi. Morire in questo modo contro l'ultimo boss in maniera totalmente anticlimatica è una merda, ragazzi. Ti fa passare tutto il priscio di giocare, onestamente. Quindi grazie, gioco di merda, per avermi rovinato il finale. Deve sempre succedere qualcosa, raga. Deve sempre succedere qualcosa. È assurdo. Assurda questa cosa. Questa fase è infinita perché devi stare ogni volta ad aspettare che ti dà il coso. Cioè, io non sono riuscito a ucciderlo nemmeno, regà, con 6 ricariche di energia. Ma mi triggera perché questa parte finale qua, cioè, era sicuramente evitabile. Bastava un cazzo di colpo, bastava in più al piede. Ho preso male il tempismo nell'evitare l'onda d'urto e niente, sono morto. Mamma mia, che rabbia, che rabbia. Che divertimento, guarda, mi sto proprio divertendo ad affrontare di nuovo questo boss, guarda. Mi sto proprio divertendo, ragazzi. Un divertimento senza fine. Gli attacchi che non capisco, non so come si evitano. Impossibile essere felici di qualcosa. Impossibile, cioè. Impossibile essere felici di qualcosa, proprio. Una sensazione sconosciuta, devo dire. Una sensazione davvero sconosciuta. Questo dovevo evitarlo probabilmente con la rotolata. Solo che boh, mi è venuto in mente. Wow, sono veramente... Mi sta emozionando davvero tanto questa boss fight. Cioè, non so se si nota il coinvolgimento che avevo prima da quello che c'è adesso, proprio che non me ne sta fregando un cazzo proprio. Cioè, che si vede proprio che voglio solo che questa tortura finisca il prima possibile. Perché deve succedere? Cioè, è proprio, cioè, effetto psicologico che ha una cosa del genere sulla persona. Cioè, è indescrivibile, non lo puoi descrivere in alcun modo. Proprio un fastidio estremo. Perché deve succedere proprio all'ultimo colpo dell'ultima fase. Cioè, sarebbe potuto succedere in qualsiasi altro momento e non sarebbe stato così fastidioso. Ma per qualche motivo, per qualche scherzo del destino, perché a quanto pare il mio destino è fare video in cui sono arrabbiato, in cui sclero e in cui urlo gioco di merda, perché a quanto pare il mio destino è questo. È dovuto succedere proprio nell'ultimo colpo dell'ultima fase, proprio in quella. Poteva succedere in qualsiasi altro momento.
E poi quell'HP di energia perso per colpa della mano. Oh mio Dio. È proprio quando lo script è troppo forte. Quando lo script del gioco è troppo forte, ragazzi. Chissà come mai adesso non ho avuto problemi ad attaccarlo, no? E non sono stato neanche colpito dalla mano. Letteralmente, sapendo quello che devi fare, si può fare no damage sta fase. Cioè, basta stare vicino ai suoi piedi e... appunto, puoi colpirlo come ti pare, però no. Però no, altrimenti Link Troll non si arrabbia. Se Link Troll non si arrabbia, non c'è divertimento. Ancora di nuovo sta cazzo di mano. Era l'ultimo. Era ovvio che era l'ultima fase, ragazzi, cioè. Ma? Ah, ecco, gli arriva il super pallino. E adesso... adesso vedi un po' quello che ti succede. Ciao! Mo ti mangio! Esplosione. Mi ha dato pure un achievement. Ottieni una corona d'oro in ogni livello. Non so che significa. Non so se significa che... e adesso guardate che succede. Si apre Tokman. Esplode. E cosa c'era all'interno? Un robot. Un robot che piange. Non è giusto. Perché nessuno fa mai il tifo per i fantasmi? Poverino, lui voleva solo un po' di amore. Mi perdonerai? Quella faccia debole che c'ha. Grazie, scusa per aver ferito la famiglia, tua famiglia e tutto il resto. Oh, finalmente l'isola dei fantasmi diventa quello che dovrebbe essere. Un bel parco divertimenti. Wii wii wii. Wow wow. Wow 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 wow. Wow wow. Sono il più intelligente della famiglia. Che bello. Papà, ti voglio bene. Yuhuu. Mi piace giocare a Beyblade. Oh, c'ho un marito fortissimo. Sono una donna fortunata. Oh, e finalmente possiamo festeggiare il compleanno di Pac-Man con una bella torta gelato. Cioè, non torta gelato, non torta semplicemente. Perché ho detto gelato? Non lo so. Evviva! Guarda che bella torta, papà! Sì, adoro mangiare i fantasmi, ma a volte anche le torte. Sei proprio incredibile, Pac-Man! Questo è come i dialoghi. Sconfiggi Tokman. Quello è il... ah, ma posso muoverlo? Ah, che belli, i credits interattivi! Beh, allora dobbiamo completarli tutti, raga. Pac-Man. È impossibile creare un percorso ottimizzato. Ma come, di già? Ah, ma non è giusto, ma non è il tempo di finirlo. Ma sei stronzo. Ah, sono le varie ambientazioni. Queste sono tipo le rovine. Che è sta roba? La N? Waka waka? La K? No, la K? Che senso la K? Pensavo fosse Pac-Man, ma Pac-Man non è scritto. La Y? Ah, forse thank you. Sì, era thank you. Ma come faccio? Ma non c'è abbastanza tempo per accoglierle tutte. Ho scritto una cosa bruttissima. Ho scritto... oh. For playing.
Ma poi alcune sezioni durano poco, alcune durano tantissimo. Ecco qua, forse è play, non è playing, vediamo. La P, per favore, non finire. Meno male. Uffa, ma ditemi. Bro, corri, vai a acchiappare tutte le lettere. Io divento il figlio del demonio e te le prendo tutte. Però me lo devi dire, pezzo di merda. In the map. Eccola la Y. Ma che c'è? Ah, playing, ok. Ho ragione allora. Dov'è la N? Eccola. I'm so power Pac-Man. No, guarda dov'è la G? Sì, merda. Presa. C'è un punto esclamativo pure? No. Ho saltato le prime tre della prima cosa e poi la Y. Vabbè, pazienza. È andata così. Dun 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 dun. Alla fine ho preso un sacco di pack punti, eh. Cioè, ne ho presi 200. Lui fa 21, 0 punti. 0 punti proprio. 0, 0. Proprio della serie, non te ne meriti nemmeno. Ah, così? Mi manda lo schermo del titolo? Non ho fatto nemmeno i labirinti. Infatti mi dà 99%. Il labirinto. Sbloccati in modalità originale. Ah, ecco cos'era. La modalità originale. Vabbè, la facciamo nell'episodio extra, direi, ragazzi. Oh, però almeno adesso so cos'è. Di cosa si tratta. Questo cos'è? Ah, ok, prologo. Momento culminante, il climax. Finale 1, finale 2, riconoscimenti. I riconoscimenti vorrei provare a prendere tutte le lettere. Magari potremmo farlo nel... sempre in un episodio extra. Al momento voglio solo finire gli ultimi labirinti, ragazzi. Eccoli qua. Villa del boss. Sono abbastanza sicuro che ci sarà la modalità maratona. Duro 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 duro. Gnam 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 gnam. Proviamo a prendere qualche puntino di quelli qua vicino allo spawn. Ah, stupidi, vi ho mangiato tutti. Brutti stupidi. Oh no, sto andando a camperare l'ultimo pallino. Sto andando a camperare l'ultimo pallino. È malato il fantasma arancione. Ma mi ha ignorato full. Che problemi ha? Mi ha ignorato full. Fatto! Complimenti! Livello 2 dell'area villa del boss. Ah, che bello. Qui non ci sono trappole, non c'è niente. Non ci sono 5 fantasmi. È proprio piacevole questo. No! Bastardi, guardali. Questi infami, madonna, se ti ammazzo. Ma il rosa fa un po' quello che gli pare, raga. Un po' affetto da disturbi, secondo me. Perfetto.
Ok, sono riuscito a baitarlo, sono riuscito a baitarlo. E tuttavia mi vogliono fare mans. Perché l'arancione scappa da me invece di inseguirmi esattamente? Cioè, il rosso è tipo l'unico che veramente ci prova in tutti i modi a prendermi. Gli altri si muovono un po' a random. Villa del boss, un'altra al buio, mi sa, eh sì. Allora, puliamo per bene quest'area qui. Godopoli, godopoli. No, è stata troppa roba al centro, però. Dai, come si prende? Aiuto, aiuto, aiuto! Proviamo a prendere prima questa roba. Andiamo un po' di fantasmi allo spawn, così non verranno a prendermi. Facilissimo! Facilmente fatto. Abbiamo completato tutti i labirinti. Sbloccati in maratona. Lo sapevo, ragazzi. Lo sapevo. Supera tutti i livelli in successione. Ma come vi dicevo, io lo lascerei per un episodio extra. Ah, mi ricordo che nella PlayStation, una volta che sbloccavi, finivi il gioco al 100%. E se non erro finivi anche la maratona. Se non erro, ti sbloccavano tipo i bloopers, tipo le scene quelle comiche, no? Tipo il rapimento dei membri della famiglia che andava male, tipo ste robe qua. No, sapete cosa sono i bloopers? Tipo quando gli attori sbagliano una battuta, ste robe qua. Quindi sono curioso di vedere se anche qui è così. Me lo sto giocando proprio male questo labirinto, comunque. Ho già finito tutti i pallini e ci sono un sacco di pack punti vicino allo spawn. Avevo detto che me l'avevo giocata malissimo. Ma qua potrei perdere pure più di una vita, eh. E mo quello come lo prendo? Ok. Niente, raga, solo il rosso ti insegue. Per gli altri sei invisibile. Pac-Man invisibile. Invisible Pac-Man. Vai, diamo subito una bella ripulita qua. Oh. L'ho pulito per bene quella zona. Lo puliamo anche questa. Bravo, vai via. Vai via dal cab. Ora come faccio? Come arrivo là? Da sopra, direi. Easy. Ah, per poco non mi trovavo il fantasma in faccia. Livello 6. Pronti? Andiamo tutti al via. Ah, già, questo. Questo deve essere il labirinto dei labirinti, la roba più difficile mai concepita, che poi era una fregatura incredibile. Me lo ricordo bene questo labirinto. Nom 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 nom.
fatto una cazzata, ha fatto una cazzata, ha fatto una cazzata, ha fatto una cazzata. E mo lascio tutte quelle palline praticamente proprio dove c'è. Lo spawn. Aspetta, però, perché loro sono stupidi. Quindi a parte il rosso, non mi inseguono. Easy. Cioè, credo che gli altri ti inseguano solo se ti vedono in faccia, qualcosa del genere. Credo. Non ne sono sicuro, ma credo che sia così. Beh, ragazzi, finalmente 100%. In meno di 6 ore, 5 ore, 59 e 16 secondi. 100% in less than 6 hours. L'avevo detto che non era un gioco molto lungo, l'avevo detto. Beh, per completezza, come dicevo, io farei anche la maratona. Cercherei di prendere tutte le lettere nei riconoscimenti e giocherei alla modalità originale, così, just for the meme. Però per questo episodio direi che è tutto, ragazzi. Grazie di aver seguito. Mi dispiace di aver un po' tiltato, però ragazzi, cioè, cercate di mettervi nei miei panni, cioè non è possibile, non è fucking possibile che all'ultimo colpo dell'ultimo boss tu possa perdere. Cioè, farebbe perdere la pazienza persino, secondo me, al grande e onnipotente e calmissimo Gesù. Comunque, grazie di tutto ragazzi, io vi mando un grosso bacio, spero che anche quest'ultimo mondo vi sia piaciuto. E ci vediamo con l'episodio extra per finire quelle poche cose che ci sono rimaste. Grazie a tutti di cuore e un grosso bacio. Alla prossima!